Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: una protagonista di Uomini e Donne è stata portata in ospedale di corsa per via di un malore. Ecco di cosa si tratta e cosa è accaduto. Malore ospedale. Sono molti i protagonisti che nel corso degli anni hanno preso parte o come tronista o come corteggiatore al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e molti di questi sono rimasti nel cuore dei telespettatori che ancora oggi continuano a seguirli assiduamente sui social. Uomini e Donne, la protagonista portata di corsa in ospedale. Molti di loro nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di rimanere nel mondo della televisione partecipando ad altri programmi televisivi, tra cui molti reality, mentre altri hanno deciso di intraprendere una vera e propria carriera nel mondo dello spettacolo. È il caso di Francesco Arca, che dopo aver lavorato come modello e aver preso parte a molte trasmissioni ha voluto dedicarsi alla recitazione diventando uno dei volti più richiesti da parte delle fiction. O ancora Francesco Monte, che dopo aver partecipato sia al Grande Fratello VIP, sia all'Isola dei Famosi e sia a tale quale show sembra aver trovato il suo spazio nel campo musicale. Uomini e Donne, protagonista portata in ospedale. L'ex tronista, infatti, da qualche anno ha intrapreso una carriera musicale e a febbraio 2022 ha partecipato al concorso Canoro Una Voce per San Marino, che designava il rappresentante della Repubblica di San Marino per l'Eurovision Song Contest 2022, classificandosi al quinto posto a pari merito con il cantautore Matteo Faustini. Ma a far parlare di sé negli ultimi giorni è un ex protagonista di Uomini e Donne che è stata anche concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Le parole dell'ex tronista. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini, che in un lungo post pubblicato su Instagram, ha dichiarato di aver passato un brutto momento che l'ha costretta ad essere portata d'urgenza in ospedale. L'ex tronista, come si può leggere dalla didascalia del suo post, ha confessato di aver avuto una serie di sintomi che l'hanno portata a pensare di avere qualcosa che non andava nel cuore, per poi scoprire che si trattava di un fortissimo attacco di panico. Uomini e Donne, protagonista portata in ospedale. La donna ha ammesso di non dimenticarselo mai e di ritenersi fortunata ad aver avuto qualcuno al suo fianco in quel momento, chiedendosi cosa fosse accaduto se fosse stata da sola ed esprimendo un pensiero nei confronti di tutti quelli che sono affetti da questi momenti terribili. Sonia infine scrive di star cercando di tornare ad essere tranquillità, chiedendo ai suoi fan di condividere con lei esperienze simili per farsi forza a vicenda. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.